segni da chiesa. Aerei. Ragazzi, ho sentito parlare una donna da là. Io non ho sulle cuffie. Io ho il cuore a mille. Allucinante. Anche noi se l'hai fatto venire. Ok, si parte. Là, eh? Oh, andiamo a controllare. Sì, si parte già malissimo. Quasi come le civette. Può essere, magari stavamo parlando, poteva essere. Si presto magari... un po' forte. Dobbiamo fare un po' di silenzio. Andiamo. Entriamo, ragazzi, dai. Tanto c'è Jerry, allora voi vivete con la consapevolezza che c'è Jerry. Io faccio da scudo umano. Madonna. Cosa c'è? Qui li dobbiamo portare, Pia. Sì. Questa è la zona brutta. Se lo dico. Fabio. Ti dico, questa è la stanza più brutta. Sì, questa qui è dove loro sono scappati. Sì. Ah, buono. Cioè, non per scelta, tra l'altro. Cioè. Allora, magari mettiamo la full spectrum anche qua. Sì, qua assolutamente, perché questa stanza è divertente. È veramente incredibile. L'ultima volta che sono venuto, mi sono detto che era l'ultima volta che venivo. E avrei voluto che fosse l'ultima volta che venivo. Comunque. Chi è stato? Ecco, questo l'ho sentito anch'io. Sì. Questo l'ho sentito anch'io. Questo l'abbiamo anche ripreso serenamente. Sì, era giù, però si è sentito. Adesso principale dici che è chiuso. Ma non è. No, questo qua mi sa che l'hanno aperto. Perché lo vedo sul chiuso. Però non era questo il nostro ingresso ufficiale. È aperto. Sì. Wow, l'ingresso così non me lo ricordavo, con il cappio poi. Tanto meno. Siete, ragazzi? Siamo. Ecco, dai, mentre stiamo preparando tutta l'attrezzatura, parlaci della tavola Ouija. Perché farla? Perché aver paura della tavola Ouija? Non farla. Esatto. Bisogna aver paura di usare la tavola Ouija se non la si sa usare. Esatto, come tutte le cose. Però tu che sei l'esperto. Ho sbagliato a 15 anni ad usarla. A 15 anni l'ho usata la prima volta? Sì, da sola, in casa, eh? E sono stata perseguitata per 3 mesi. Ah, nel senso che? Nel senso che... Ti succedevano cose strane in casa? Sì, solo incubi. In casa, no, cioè. Solo in casa, in camera mia, perché l'avevo fatta giustamente. Nella stanza in cui l'avevi fatto. E senti i graffi sul muro parlare, senti calpestare i tacchi, senti sussurrare... Rumori di catene. Rumori di catene, di urla, notti insonni. Oh. Come consiglieresti di superare una cosa del genere a chi si interfaccia a uno strumento del genere senza sapere come utilizzarlo? Tu come l'hai superato? Io l'ho superato perché sono diventata cattiva io. Ah, ok. Ah, scappa, bisogna essere più quindi cattivi di loro. Io sono diventata cattiva, mi sono stufata, mi sono arrabbiata perché mi stavo deteriorando dentro. Okay. E quindi la cosa poi è andata a scemare. Però ovviamente ha aiutato anche magari un po' la chiesa, un po' qualche altro credo e quindi la cosa è andata via. Quindi voi siete cristiani, però... di credo? O credete a qualche altra religione? O... Vabbè, questa non è... Allora. Noi siamo puramente atei. Puramente atei? Puramente atei perché per quello che facciamo comunque va un po' in contrasto anche con quello che è la religione cristiana, quello che è il credo e il pensiero della chiesa. Okay. Che comunque loro dicono sempre di non mettersi in contatto, di non cercare le anime. Però se non ci fosse gente come noi che va e rischia per cercare comunque dei risultati, per trovare delle verità, non se ne farebbe nulla. Ok. Sì, che bello con la ripresa verde, è la prima volta che mi capita. Sì. Sì, qua l'hanno proprio scardinato. Ci siamo, dai. Okay. Il momento più tragico l'abbiamo superato. Tia, come ti senti? Fresco. Fresco? Tu guardi se il nostro asso nella manica non subisce infortuni, spero. Mi raccomando. Guardone faccio. Dica full spectrum. Che... Cosa si intende? Eh? Cosa si intende per full spectrum? Questa qua è proprio full spectrum. Full... Vai, no, non si taglia niente. Allora, questa qua è...
Questa qua è la macchina fotografica full spectrum, che è modificata appositamente per prendere tutto lo spettro, oltre quindi i colori normali, anche lo spettro IR e lo spettro UV. Quindi abbiamo visto già un attimino com'è la location all'interno della chiesa, e direi che la punteremo proprio dove ci sono le cripte, che mi sembra uno dei posti più interessanti della struttura. Ottimo. Mentre qua vedo degli strumenti, e io, vabbè, questo qua è un registratore vocale. Esatto, questo è lo zoom. Lo zoom, sì. Mentre quindi non urlate forte, perché sennò divento sorda. No. Ah, lei sente tutto amplificato. Sento anche le puzzette. No, è te ne pensierai molto. No, sono questo è il drone. Mentre, adesso a parte gli scherzi, narrateci invece questo strumento che vediamo a terra, il nome che io dimenticherò. Questo qui è il K2 ed è un rilevatore di onde elettromagnetiche, quindi non vuol dire che quando si accende ci troviamo davanti ad un fantasma. Potrebbe essere, però il K2 di per sé ci dice che c'è stata una variazione all'interno del campo elettromagnetico. Noi ovviamente, come vi abbiamo detto prima, i cellulari sono tutti in modalità aerea. E serve proprio per evitare sbalzi. Esattamente. E questo comporterà il fatto che il K2 non rileverà alcuna interferenza dai nostri dispositivi. Ottimo. Quando facciamo le domande, in silenzio, fermi sul posto, senza muoversi, perché ogni rumore potrebbe comunque indicarci una direzione, o comunque potrebbe essere una risposta a un qualcosa che noi stiamo chiedendo. Ottimo. Ok. Iniziamo con le domande. K2. Tutti e due. Noi abbiamo degli strumenti, se vi avvicinate si illuminano, e per noi è la prova che qua c'è qualcuno che vuole interagire con noi. Potete farlo accendere ancora come avete fatto poco fa, così sappiamo che avete capito. Vedi, noi non siamo venuti qua per disturbarti. Noi siamo venuti qua soltanto per darti voce, per raccogliere dei dati e per poter affermare che qua c'è ancora qualcuno. Sim. I nostri amici stanno verificando se dalle riprese è uscito qualcosa. Comunque è molto affascinante. Vediamo come si evolve la serata. Ok, probabilmente come prima è venuto, si è fatto vedere, si è fatto sentire, ci ha dato una prova della sua presenza e se n'è andato perché magari ci deve studiare. Ok. Allora io direi come prima cosa di fare la chiesa. Va bene. Che mi sembra un luogo più... Che cosa? Nella cripta. Nella cripta, esatto. Parlare con noi? So che ci vedi in tanti, ma non devi avere paura di noi.
K2. Sono il mio, eh? Ok, bravo. C'è un'aria gelida dietro le mie spalle. Ho i brividi. Se tu fai così, noi sappiamo che qua c'è qualcuno. Per noi è importante sapere che sei in grado di avvicinarti e di accendere lo strumento che ho in mano. Lo puoi usare per risponderci. Ok, vedi, tu lo fai accendere e io capisco. Adesso ti faccio una domanda. Utilizza questo strumento per rispondere. Lo fai accendere per rispondere positivamente alla mia domanda. Sei il prete di questa struttura? Continua ad esserci un'aria gelida proprio qua. Eri il prete che gestiva questo posto? Sei un gesuita. Sì, sì, sì. Porca miseria, sì, che botta! Sì, sì. Che botta! Jerry, aspetta di andare da solo. Ok, lei ha detto sei un gesuita e ha fatto rumore in chiesa. Quindi magari è lì che vuole che andiamo. Ma se provassi a chiedergli di accendere quello per sì e questo per no, si può fare? Vai. Quello per il sì e quello per il no. Vai già, chiedi. No, ma gli facciamo una domanda e grazie alla risposta accende quello o questo. Vai, fagli una domanda. Ancora qui in questa stanza. Sei ancora qui in questa stanza? Come fa a rispondermi in ora, se non è qua? Fuori piove, ragazzi. Sta piove. Di brutto anche. Ok. Sì. Perché anche io sentivo la pioggia, però no, volevo stare zitto perché non voglio condizionare. La chiesa, secondo me. Se gli altri chiedono se stai occupando il suo posto. Tu che sensazioni hai, Jerry, qua in questa stanza? Allora, io ho un ricordo un po' bruttino di questa stanza. Cioè, ora come ora mi sento abbastanza bene, però insomma, un po' di inquietudine c'è sempre. Sento un po' delle folate fredde. Vero? Sì, sì. Piove anche. Quello sì. Chiunque c'è qui dentro riconosce questi ragazzi? Se sì, può fare illuminare uno dei due strumenti? È solo un'informazione. Basta che ti avvicini. Due anni fa. No, hai formulato male la domanda. Guarda il mio! Hai formulato male la domanda, ma ha capito lo stesso perché. L'ha fatto poco, eh? Vabbè, fino al terzo. Ok. Rifacciamola, raga, rifacciamola. Possiamo riprovare la domanda? Io sono stato qua 2 anni fa. Siamo stati male dentro questa stanza. Mi riconosci? Se mi riconosci, illumina uno dei due. Riconosci il ragazzo con la telecamera? Puoi fare un rumore per indicarci il posto dove vuoi che andiamo? Se sentite i passi. Bravo! Sì, sì, li ho sentiti. Bravo! Sì, sì. No, si sentivano proprio da là? Sì, verso la chiesa. Raga, andiamo alla chiesa, tutto nella chiesa. Andiamo. Sì, ragazzi. Ma sei anche illuminato. Ma hai sentito che roba? Purtroppo sì. Ma chiaro. No, non sono, cioè nel senso, mi piace credere che succeda, non mi piace l'idea che lo sto vivendo veramente. Cosa che non avrei mai immaginato nella vita. Ragazzi, l'ansia sta iniziando a salire. Al di là di pregiudizi che potete avere,
non sono un bravo attore, quindi non stiamo recitando minimamente. Eccola qua. Dimmi che non hanno sollevato nuovamente la tomba, per favore. Sì. Per quello mi... è sollevata? L'hanno anche spaccata a sto giro i fenomeni. Wow. Vai, vai, vai. Eccoci qua. Subito, Appena adesso che niente, guarda che c'è qua la tuta. Guarda! Sì, sì, lo vedo. Ok. Ci siamo. Abbiamo già trovato il punto, praticamente. Ragazzi, c'è una scala per scendere. C'è una scala per scendere? Madonna. Guarda che... Ma, allora... Ragazzi, si può scendere la cripta. Ma che ossa sono, scusatemi? Perché fare una cosa del genere? Io non me la spiegherò mai. Io sono sempre molto pauroso, quindi mi chiedo se è adatto respirare questo tipo di cose. Mamma mia. Ragazzi, qua è molto... molto inquietante. Sì. Partito. Mamma mia. Giù? Cioè ci sono altre... C'è una stanza. Ci sono altri... altri sono... contenitori. Mamma con altre... altre ossa. Sì, ci sono altre ossa giù, ragazzi. Mamma mia, mi sta veramente venendo... Quella lastra di marmo dici che si può spostare un pelo? Questa secondo me sì. E si alza. Sì. Ma perché? Perché fanno le cene? Che schifose, ma... Questa è la cripta. Sì, sì. E la chiesa lì per sé è... Sì, no, è rimasta comunque sia bellissima, Sì, no, ma è anche... E poi è proprio bella, cioè... Andiamo a vedere. C'è di sangue sul volto, solitamente. Ma questo era veramente inquietante. Sì. Si divertivano proprio. Poi bruciamo anche il via. Sì, sì. Hanno messo un paio di spartiti musicali. Qui sono dei biglietti da $100 falsi. Dollari falsi. Allora, su ti dico, molte stanze sono vuote e alcune pericolanti, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti. Chiuso. Ragazzi, come vi sentite voi? Ma tranquillo, però incuriosito. Sì. È un bel casino, Una figata pazzesca. Sopra la testa. Robby? Sto iniziando a suggestionarmi, non so, cioè se sono io nella situazione. Se c'è qualcuno in questa chiesa... che ha voluto che venissimo qui, può per favore avvicinarsi a noi e far accendere questi strumenti, per favore? Sì. Ok. Puoi avvicinarti, non avere paura. Guarda il K2. Puoi avvicinarti, non avere paura. Se ti avvicini si accendono questi strumenti. Si è acceso? Sì, sì. Io farei subito lo stack. Cercherei di capire... l'entità? Di capire chi è. Ti esce il fumo dalla bocca? Sì, ma si sente che ci sono delle follate di aria gelida. Ho appena avuto una follata d'aria sul microfono. Ok, quindi questo è il segno che è lui. Noi, come ti abbiamo detto prima, siamo venuti qua... Che botta da su, Siamo venuti qui per avere delle risposte. Siamo venuti qua per sapere chi abita ancora questo posto. Vogliamo sapere se qua sotto c'è ancora qualcuno. Sappiamo che in questo posto sono state fatte delle cose brutte. È così? E
È stato invocato qualcuno in questa chiesa? Magari hanno fatto qualche rito. Magari qualcuno è venuto a disturbarti. Se è così, puoi accendere uno dei due strumenti che abbiamo in mano? Sulle panche, cioè il rumore che ho fatto io prima, il legno schiacciato. Non è che sia quel rumore lì che rimbalza? No, lei lo sente, lo sente isolato. E lo questo sente rumore? Quando gli arriva in cuffia è pulito. Ti va di farmi sentire la tua voce? Sei sparito. Non ci sono infiltrazioni. Non ci sono voci di qua e da dentro. Utilizzo del Ghost Arc, che è niente meno che uno scansionatore di frequenze radio. Nel momento in cui faremo la domanda, l'entità potrebbe rispondere con questo strumento. Quindi adesso cercheremo di fare delle domande per cercare di capire chi sta interagendo con noi.